Più magro era più bello, però non volevo essere estremamente magra. Ho perso il controllo. Lei non voleva morire, perché lei, fino al giorno precedente alla sua morte, stava ancora cercando di entrare in un centro. È un tumore, io la cellula tumorale la vedo e la posso identificare fisicamente. In un disturbo alimentare, l'ossessione che gradualmente corrode e consuma la vita delle persone non è visibile, ma questo non vuol dire che se non è visibile non ci sia. Mi sento un po' malata di serie B. Quasi 4 milioni di italiani soffrono di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il cui sistema di cura in Italia è ancora insufficiente per malattie che registrano, secondo il Ministero della Sanità, nuovi casi più che raddoppiati negli ultimi 4 anni. Volevo le cosce più magre, cercavo la perfezione. Ho cominciato a mangiare solo cose salutari, poi ho cominciato a escludere i condimenti, poi ho cominciato a escludere la pasta e il pane. E poi sono arrivata fino a non mangiare niente. Alla fine del 2021 erano stati ottenuti lo stanziamento di un fondo da 25 milioni per il contrasto ai disturbi alimentari e l'inserimento degli stessi nei LEA, livelli essenziali di assistenza, come malattie a sé stanti. L'ultima manovra di governo, tuttavia, non ha rinnovato il fondo e l'emendamento sui LEA, approvato da entrambe le Camere, non è mai stato convertito in legge. È un tumore, io la cellula tumorale la vedo e la posso identificare fisicamente. In un disturbo alimentare l'ossessione che gradualmente corrode e consuma la vita delle persone non è visibile, ma questo non vuol dire che se non è visibile non ci sia. Più magro era più bello, però non volevo essere estremamente magra. Ho perso il controllo. La situazione attuale, è figlia di una situazione pregressa, ovvero se già 12 anni fa mia figlia Giulia se n'è andata in una condizione di lista di attesa, oggi si continua a morire nella stessa condizione anche di più. Di disturbi alimentari si muore. Il RENCAM, registro nominativo delle cause di morte, nel 2023 rileva complessivamente 3.780 decessi con diagnosi correlate ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, a cui si aggiungono tanti altri casi non riconducibili in termini organici ai disturbi alimentari, ma a essi legati sul piano psichico. Mia figlia si è ammalata all'età di 11 anni. Purtroppo di questa malattia. 7 luglio 2021 mia figlia decide di mettersi davanti a questo treno e di andare via per sempre. Alessia non è stata né ascoltata né seguita abbastanza. In poche parole mi hanno detto che mia figlia doveva solo aspettare di morire. È stata trasportata in hospice e il giovedì successivo, il 4 novembre, purtroppo mia figlia è deceduta. Siccome Giulia non era una ragazza sottopeso, perché in quel momento la sua malattia alimentare era più verso l'aspetto bulimico. Aveva delle persone davanti a lei che avevano, diciamo, una priorità. In questo lasso di tempo di priorità, Giulia è mancata per altre complicanze. Quando sono tornata dalle vacanze estive, ho visto mio padre e mia sorella per una colazione e lì ho notato che Emanuele era molto dimagrita. E poi da lì è stato velocissimo. Mi ricordo le ultime parole. Un giorno prima che mancasse, non me le ha dette neanche dal vivo, me le ha registrate in un video in cui in realtà diceva soltanto ciao. Alessia, 16 anni, Giulia, 15 anni, Ilenia, 25 anni, Emanuela, 34 anni, sono quattro delle tante persone morte a causa di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Le loro storie, profondamente diverse, sono unite dalla difficoltà di accesso alle cure. Io mi ricordo che in allora, solo dalla prima telefonata che feci alla residenza fuori regione per avere la prima visita, passarono 40 giorni. Me la curavano una volta al mese, non era abbastanza con gli atti di autolesionismo. Alessia era seguita anche dai servizi sociali per entrare in una struttura, però si sono presi i loro tempi. Abbiamo continuato a fare visite su visite, però purtroppo ci dicevano già che la lista d'attesa per entrare in un centro era molto lunga, si parlavano anche di mesi, ma anche di anni. Lei non voleva morire, perché lei, fino al giorno precedente alla sua morte, stava ancora cercando
di entrare in un centro. Cosa avrei potuto fare in più per aiutare mia figlia? La difficoltà più grande è stata il fatto che Manuela fosse comunque una persona maggiorenne e quindi aiutare qualcuno che in quel momento non pensa di potercela fare da solo e non vuole essere aiutato, non è così facile. Avere gli strumenti sia per le persone, diciamo, che soffrono della malattia, sia forse per le famiglie delle persone che ne soffrono, no? Mettere a disposizione una rete di aiuti più ampia e più immediata, magari riesce a cambiare anche solo una storia. La pandemia da Covid-19 e le conseguenze sociali a essa legate hanno fatto da detonatore a questo tipo di malattie, la cui richiesta di cura è cresciuta di oltre il 30% dal 2020 a oggi. Le strutture, già poche e carenti in precedenza, si sono trovate al collasso. Ma perché la sanità italiana fa così fatica a implementare in maniera strutturale le terapie per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione? Il problema che io vedo da questo punto di vista è un problema ancora, possiamo dire, culturale, nel senso che ad oggi non c'è grande difficoltà a considerare un adolescente con una patologia tumorale come un adolescente a cui bisogna dare tutte le cure di cui ha bisogno e in fretta, perché di tumore si muore, anche di disturbi alimentari si muore. Non mi hanno aiutato perché mi hanno semplicemente detto che ero troppo grave per essere presa in carico da loro e quindi mi hanno semplicemente rispedita a casa. Il primario della clinica mi ha chiamata carcassa. Io l'ho chiesto l'aiuto, l'ho ricevuto. Vorrei veramente fare qualcosa per la mia vita, magari mi sento un po' malata di serie B. Una malattia va curata. Il fatto che esista una specie di classifica delle malattie, per cui se io devo cambiare la protesi all'anca viene rimborsata tantissimo, è una patologia che conviene. Invece no, l'anoressia è una patologia che non conviene perché richiede tempi lunghi, perché richiede la presenza di più specialisti e soprattutto perché ha un'alta complessità. Ad oggi, per quello che è il sistema, diciamo, di tariffazione nazionale, tutta quest'alta complessità io comunque te la pago poco. E allora questo automaticamente comporta che qualsiasi struttura che deve pensare di fare partire un servizio per i disturbi alimentari si è sicuri di poter essere in perdita prima ancora di cominciare. Un caso concreto lo abbiamo rintracciato nel sud-est della Toscana, dove dal 2010 sono stati investiti 3.750.000 euro per riqualificare una struttura di 1.700 metri quadri, Casa Mora, che avrebbe dovuto ospitare un centro per i disturbi alimentari. Eppure, a distanza di 3 anni dall'inaugurazione, è attivo solo il servizio diurno. Nell'autunno del 2023 siamo andati a visitare la struttura e abbiamo chiesto chiarimenti. In questo momento c'è solo la semiresidenza, quindi centro diurno, aperto da lunedì a venerdì. 24 ancora. Per ora non ci dovrebbe essere, noi abbiamo già le camere su, però non è ancora attivo. Stiamo in attesa. E proprio il diritto alla cura dei disturbi alimentari è diventato per Stefano Tavilla, dopo la scomparsa di sua figlia Giulia, un obiettivo di vita. E ho voluto il fiocchetto lilla soprattutto perché diventasse un simbolo unitario per tutte le persone che soffrono di queste malattie e soprattutto anche per tutte le famiglie, perché sono malattie che spesso vivono nel silenzio. La richiesta è quella di avere un budget specifico all'interno dei livelli essenziali di assistenza e poi non dimentichiamoci che in questo contesto dovrebbe essere la sanità pubblica a farla da padrone, perché purtroppo oggi anche per curarsi da queste malattie molto spesso bisogna averne le possibilità. Sono dovuta entrare a pagamento. I miei pagavano tantissimo ogni giorno per permettermi di stare lì. Adesso sto un po' meglio, però ancora non sto bene. Soffro ancora tanto, la mia vita non è quella di una persona sana. Ogni settimana sono centinaia di euro che vanno via per le cure. Poi ci sono i medicinali, sommati tutti ci vanno anche 1 migliaio di euro al mese. Io ho avuto la fortuna di essere seguita a pagamento, di essere salvata a pagamento, però non dovrebbe essere così. Prendere peso vuol dire tornare alla vita e questo mi terrorizzava, mi ha sempre terrorizzato e mi terrorizza. È tremendamente difficile andare verso la cosa che più ti fa paura con pensieri che ti rendono impossibile la vita perché pensi solo al cibo. Una vita molto solitaria,
in cui si escludono tanto gli altri, tanto senso di incomprensione. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione non sono un problema di peso e non sono un problema di genere, perché ci possono essere sia pesi diversi, ma anche dei maschi che soffrono di questo problema, che fanno più fatica a riconoscerlo, appunto perché c'è proprio un pregiudizio. Il mio comportamento, anche a livello proprio di familiari, amici stretti, non veniva visto come qualcosa di preoccupante, no? Un po' perché c'era sempre un paradigma, no? Che di solito è una questione femminile. Per me l'idea della persona malata era una ragazza, e dato che non riuscivo a farla corrispondere, credevo di non essere malato. Poi devo dire, anche a livello di richiesta d'aiuto, ho avuto delle esperienze negative. Eppure guarire si può. Fondamentale è chiedere e ricevere il giusto aiuto. Ho avuto la fortuna di arrivare a San Paolo con il loro aiuto a 360 gradi. È stato, non dico più semplice, però è stato diverso l'approccio. Cioè, anche per quanto mi riguarda, da quando ho riconosciuto di avere un problema, le cose sono cambiate. Adesso faccio cose che non avrei mai fatto prima. Alla fine è questo che chiediamo, essere felici e riempirci quel vuoto.